musicisti del Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli, diretti da Francesco Vizzioli, docente di direzione d'orchestra alla San Pietro a Maiella, appunto, sono stati tra i protagonisti assoluti della Ida di Scafati, il varietà comico danzante ritornato in scena dopo 141 anni al Teatrino del Palazzo Reale di Napoli, un progetto che vede insieme, grazie al Visu Orientale, il Conservatorio e l'Accademia di Belle Arti, e che ha visto produrre uno spettacolo degno di artisti professionisti, ed invece gran parte delle circa 70 unità impegnate sono studenti come Francesco Messina, 19 anni, di Maddaloni, tra i sette violini primi. Questo è stato abbastanza difficile, anche perché l'opera non è un'opera conosciuta, è un'opera inedita, l'abbiamo eseguita per la prima volta dopo circa 200 anni, perché essa fu eseguita nella seconda metà dell'Ottocento e poi mai più ripresa. E, diciamo, ci sono state molte prove alle quali abbiamo partecipato con molta passione. Ma il gruppo di artisti è composto anche da altri poco più grandi, come lo straordinario Luca De Lorenzo, napoletano, 26 anni, canto lirico nelle vesti di Ramophis, sommo sacerdote. È stata un'esperienza magnifica, è stata un'unione tra accademia e conservatorio che non collaboravano da molto tempo e credo che questa sia stata una delle poche rare volte che abbiano collaborato insieme e hanno dato vita a un progetto meraviglioso di cui ho fatto parte insieme a tanti altri giovani, sia dell'Accademia che del Conservatorio, e grazie all'Adisu che ha permesso tutto questo. Co-protagonista dell'edizione contemporanea di una parodia in tre atti su musica di Matteo Fischetti, libretto di Enrico Campanelli, che nel 1873 volle sbeffeggiare la Ida di Giuseppe Verdi e che forse proprio per l'intensità comica dei contenuti non fu più riproposta, è l'Accademia di Belle Arti con i suoi artisti come la 29enne Raffaella Scognamiglio, scenografa di Torre del Greco, luogo che, come le spiega, è uno dei protagonisti del varietà. Io fondamentalmente con la scenografia mi sono rifatta su come sono di Torre del Greco e il prologo è ambientato a Torre del Greco, mi sono rifatta insomma a una fontana realmente esistente a Torre del Greco, che è datata dall'età dei tempi dei romani, insomma. È una fontana molto antica e mi sono rifatta a quella. E niente, il regista ha piaciuto, anche per la regia che insomma, con gli attori, è riuscito in pratica a creare con la mia scenografia un buon lavoro di regia con gli attori.